una correlazione questa tra il Bitcoin e il cosiddetto effetto Halloween. Io non sapevo insomma che esistesse, ma in realtà si dice all'interno dell'articolo che gli ultimi 3 Halloween hanno visto un aumento del prezzo del Bitcoin su base annua, con il Bitcoin scambiato sopra i 19.000 dollari, secondo un'analisi, è azzardato pensare che possa salire per il quarto anno consecutivo. E quindi ti chiedo, quest'anno il Bitcoin vedrà le streghe? Allora, Valentina, mi fai una bella domanda. Sicuramente non sanno più cosa scrivere su Bitcoin, anche perché, come vedremo graficamente, è in un movimento laterale di compressione ormai da circa 2, 4, 5, 6 addirittura settimane, e lo possiamo paragonare anche agli ultimi 2-3 mesi di relativa oscillazione. Per cui ormai, diciamo, un giorno guadagna, il giorno dopo riperde tutto quello che ha guadagnato, ma questo avviene anche a livello settimanale e lo vedremo adesso graficamente. Allora, diciamo sicuramente tre ricorrenze statistiche non sono assolutamente statisticamente significative per poter dire se quella è una ricorrenza per la quale ovviamente la valuta, il Bitcoin o il mercato cripto possa o non possa avere dei rimbalzi. Sicuramente invece l'aspetto più interessante è quello dell'attuale decorrelazione che c'è stata rispetto al mercato del Nasdaq in maniera principale, rispetto alla correlazione diretta che si era creata nell'ultimo anno, anno e mezzo. Questo può essere dovuto naturalmente a più fattori. Chi spera in un possibile rialzo del Bitcoin spera che questa decorrelazione sia dovuta al fatto che il Bitcoin si sta trasformando, cioè che il mercato cripto piano piano si sta trasformando, diciamo, sta acquisendo consapevolezza, anche perché a livello mondiale, al netto dell'Europa, continua il suo sviluppo e la sua adozione, e non vedere questo vuol dire essere miopi. Da qui a dire che allora diventerà la moneta, diciamo, del futuro, questo assolutamente non lo possiamo dire con certezza in questo momento, ma sicuramente tanto più verrà utilizzata, tanto più aumenteranno il sistema di controllo del rischio e controllo dei furti, naturalmente, delle criptovalute, che comunque ancora periodicamente avvengono. Ecco, tanto più avverrà questo meccanismo, tanto più queste criptovalute, compreso il Bitcoin, potrebbe naturalmente andarsi a realizzare come delle valute, degli investimenti alternativi e delle valute alternative. E quindi vediamolo graficamente, così riusciamo a capire meglio quello di cui stiamo parlando. Ecco qua la compressione della quale, Valentina, ti stavo parlando. Guarda qui, cioè, si è mosso fra gli 18.500 e i 19.000-19.200 nelle ultime 2, 4, 6 settimane. Cioè, considerando quelli che erano i movimenti passati, è veramente un periodo di forte compressione. Ovviamente le motivazioni sono molteplici, sicuramente anche quella della quotazione del future continuo sul Bitcoin, che quindi permette di aprire posizione contemporaneamente, di tutelarsi o lavorare a livello speculativo. Quello che ci si attende è un'eventuale rottura all'interno di questo piccolo rettangolo di compressione, probabilmente porterà a molta volatilità. Ecco, questo è sicuramente una cosa su cui tutti puntano, tutti scommettono e che probabilmente effettivamente si realizzerà. Dove andrà? Se verso l'alto, verso il basso? Ahimè, oggi è veramente difficile dirlo.